Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. C'è la cronaca in primo piano con una serie di incidenti stradali che dalla tarda serata di ieri hanno caratterizzato appunto sui soccorsi su tutti l'incidente mortale accaduto a Villa Santina nella serata di ieri, appunto poco dopo le ore 20. Una donna di 89 anni, Luciana Fabris, ha perso la vita dopo essere stata travolta da una vettura. L'utilitaria, condotta da una 56enne del posto, ha investito anche un'altra donna, classe 1941, che è stata poi portata in ospedale in codice rosso. È stata ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione, l'auto non viaggiava a velocità particolarmente sostenuta. Le due donne stavano camminando con la propria bici al seguito. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri di Gemona e il sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti, che ha aiutato gli operatori delle forze dell'ordine per i rilievi, contattando personalmente poi i familiari delle persone coinvolte nello scontro. Siamo colpiti per quanto accaduto, ha detto il sindaco, e ci dispiace perché sono coinvolte tre famiglie della nostra comunità. Giatti allo stesso tempo poi denuncia la carenza delle forze dell'ordine in montagna. C'è chi si impegna: anche questa sera due carabinieri fuori servizio si sono presentati sul posto per dar manforte ai colleghi, ma evidentemente c'è un problema di organico, visto che sono dovuti intervenire i militari di Gemona. E l'auspicio, conclude Giatti, è che le istituzioni si impegnino per aumentare la presenza nei nostri territori. Altri incidenti poi nella serata di ieri a Manzano sulla regionale 56, con lo scontro di un'auto che è finita contro una recinzione, e poi ancora un monopattino che è stato travolto da una vettura, e ancora un colpo di sonno. Qui vedete le immagini in via Lumignacco a Udine stamattina. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia. Questo invece è lo scontro avvenuto appunto nella serata di ieri tra uno scooter e un'auto. Ora vi raccontiamo di una protesta che sta interessando la comunità di Trivignano Udinese. Servizio utile, posto sbagliato, basta rifiuti a Trivignano, sono alcuni degli slogan di protesta scritti sugli striscioni appesi fuori dalle case dei residenti di Strada Triestina nei confronti dell'impianto della SEA Soluzioni Ecoambientali. Una presa di posizione che rimarca la netta contrarietà della gente all'attività di recupero dei rifiuti all'interno del centro abitato. Nel contempo, 12 famiglie della via hanno dato vita a un comitato, Trivignano Vivibile, al fine di ottenere dalle istituzioni appoggio e collaborazione. Le interviste di Monica Nardini. Noi siamo a fianco al comitato neocostituito perché di fatto sono i nostri cittadini che ci chiedono aiuto nel rispettare chiaramente le regole che noi già abbiamo all'interno della nostra comunità, il nostro piano urbanistico, i provvedimenti che già io feci diversi anni fa proprio per tutelare quest'area perché vi è una commistione con un'area residenziale, impongono che le attività che vorrebbero insediarsi e che si sono di fatto insediate in questo comparto devono rispettare orari e regole ovviamente per quello che è il nostro piano urbanistico. Secondo voi non sono rispettati questi orari? In questo momento no, perché ci sono chiaramente i controlli, le verifiche che sono state già fatte dalle autorità che hanno rilevato che vi è un'attività che svolge la propria competenza primaria in orario notturno. Evidentemente parliamo di raccolta di rifiuti differenziati, quindi è chiaro che è un'attività che si svolge prevalentemente la sera. L'azienda ha fatto ricorso al TAR contro l'ordinanza comunale che limita l'attività nelle ore notturne. Il pronunciamento è previsto a breve, vero? Il 14 dovrebbe arrivare la sentenza. È imminente, ci stiamo lavorando. Chiaramente l'ordinanza non è nulla che il sindaco ha emesso un provvedimento per far rispettare quello che già c'era, le regole che già c'erano nel nostro territorio. La ditta ovviamente è in difficoltà, immagino, perché queste regole non vanno bene per la loro attività, ha ritenuto di impugnare l'ordinanza e conseguentemente quello che è stata la volontà democratica del mio consiglio comunale già diversi anni fa. I disagi non è che ce ne sia uno, ce n'è più di uno. Il classico è quello del traffico, il traffico dei camion. Tra l'altro non dobbiamo dimenticarci quando passano il traffico, quando passano i camion. Passano quando qualcuno moto loro. Ok, ma la gente deve riposare. Sì, vabbè, non è importante. Questo è una delle tante, ma c'è anche i rumori, ci sono anche certi, come si dice, elementi che vengono raccolti che dopo con il caldo putrefanno e si sentono gli odori, e ce ne sono e parecchi. Ma il problema maggiore, più che questo, che è un fenomeno per chi lavora che può capitare, è il fatto che sono attaccati alle case, sono proprio nel cortile della casa.
E questo è semplicemente sciocco. Stiamo parlando di un territorio dove abita la gente con le proprie case. Basta spostarsi di un chilometro e ci sono aperta campagna, dove è possibile fare qualsiasi cosa perché siamo in aperta campagna, con il traffico che può essere tranquillamente sviluppato senza disturbare nessuno. No, vanno a cercare di farlo nel cortile delle case. Ma io quello che mi chiedo, ma l'ANET quando ha dato questi cavolo di subappalti, ma ha guardato dove venivano costruite queste robe? Oppure basta solo la carta, far circolare le carte, un timbro e via? Beh, insomma, scusate, io credo che prima del timbro e prima della carta ci sia la dignità delle persone. Ci sarà una raccolta firme avviata? Ovviamente, ma non solo c'è una raccolta firme, ma c'è una mobilitazione delle persone. E dunque vedremo se ci saranno delle risposte anche da parte della regione e delle autorità competenti. Ora uno sguardo invece ai numeri di giornata sul fronte del contagio appena diffusi dalla regione Friuli Venezia Giulia. Sono 2057 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, gran parte in provincia di Udine, 914. Sul fronte vittime altri 3 decessi. I tamponi che sono stati effettuati sono 2956 quelli molecolari, 5.918 quelli antigenici. Sul fronte degli ospedali, i ricoveri in terapia intensiva sono 6, 175 invece negli altri reparti. Questi i dati dunque per il Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo il governatore Massimiliano Fedriga, intervistato da Repubblica New York, dove si trova con il presidente del Consiglio Draghi, ha commentato l'attività politica in Italia e le tensioni all'interno del governo e ha chiarito che la Lega è sempre stata molto compatta sul governo Draghi. Ovviamente abbiamo sollevato alcune criticità non dovute alla sua azione, ma ad iniziative parlamentari di una parte della maggioranza che non è politica ma creata per l'emergenza nazionale, così Fedriga. Guardando alle prossime elezioni, la considerazione del governatore è quella di reagire con grande pragmatismo. Si è visto soprattutto dopo la pandemia, le persone ricercano affidabilità e progettualità per il paese, perché, dice Fedriga, ormai la stagione della propaganda a prescindere della persona che arriva e risolve tutto da sola è finita. Quindi a suo avviso è fondamentale il programma, non il solito di 2000 pagine in cui dici tutto, ma idee chiare con punti fermi da offrire al paese. L'esecutivo, guidato da Fedriga, ha varato nella riunione di giunta di ieri anche alcuni provvedimenti per quanto riguarda la prossima stagione invernale, con i prezzi degli ski pass lanciati dall'assessore alle attività produttive Sergio Emilio Bini, assieme ad altre novità introdotte con le proposte di Promoturismo FVG in merito alle tariffe e ai calendari degli impianti di risalita. Vediamo. Assessore Bini, la Giunta regionale si è occupata oggi delle tariffe degli impianti di risalita. Quali sono le novità? Ma innanzitutto la tempistica di approvazione dei calendari invernali. Solitamente venivano approvati in autunno, abbiamo voluto anticipare per favorire un po' gli operatori, quindi a luglio. Poi le novità sono il mantenimento delle tariffe stesse rispetto alla stagione precedente, e si badi bene, lo sforzo sarà notevole da parte dell'amministrazione regionale a fronte degli aumenti importanti dei costi energetici. E poi per il resto, insomma, ci sarà la possibilità, ma questo già avveniva 21 e 22, di poter utilizzare con un unico abbonamento tutti i fruiri di tutti i poli montani del Friuli Venezia Giulia. Quindi anticipazione dei tempi per l'approvazione, mantenimento delle tariffe e possibilità con un unico abbonamento di utilizzare tutti i poli. Dallo sci al calcio anticipiamo la pagina sportiva, perché in collegamento live con noi dalla curva nord della Dacia Arena c'è Alessandro Surza in compagnia di un giocatore dei bianconeri, Samardžić, che oggi è presente per sostenere la campagna abbonamenti che è partita all'interno dello stadio. Allora andiamo subito da lui per ascoltare live anche le parole di uno dei protagonisti della prossima stagione bianconera. A te Alessandro, buongiorno. Sì, eccoci qua caro David, siamo in Curva Nord, nella giornata insomma, che chiude un po' la settimana per quanto riguarda il lancio della campagna abbonamenti, e abbiamo un ospite speciale qui, Lucky Samardžić. In realtà nascosto c'è anche Nestorovski, ma poi lo andremo a beccare. Oggi però ho avuto la sfortuna in diretta di essere Samardžić intervistato. Lucky,
Comunque è bello rivedere che parte una campagna abbonamenti con i tifosi finalmente d'estate dopo tante stagioni difficili per il Covid. Sì, ma questo anno è molto importante per noi con i tifosi, con amici noi, nostri, Nestorovski. Questo è un bel anno, una bella stagione, sì. Ascolta, è cominciata la stagione, sono cominciati i primi allenamenti. Tu prima di parlare in diretta mi dicevi che Sottile è un tipo duro, è tosto, vi fa correre e siete contenti comunque col nuovo mister? Sì, ma questo è normale. I primi allenamenti sono forti e duro e questo è normale, ma Sottile è un buon allenatore. Poi lunedì si parte per il ritiro, 2 settimane impegnative in cui correrete, lotterete, suderete per arrivare poi pronti al campionato. Siete carichi per questa nuova stagione e in particolare tu sai che questa può essere davvero la tua stagione? Sì, io sono pronto e vediamo. Ma alleno sono forte e voglio mister per dare un'opzione per me. Ah, ti chiedo una cosa curiosa, qual è la squadra l'anno scorso che ti ha colpito di più e che non vedi l'ora di riaffrontare e magari anche segnare un gol contro? Qual è la squadra che ti ha colpito di più l'anno scorso? Non lo so, tutti i squadri sono forti, non lo so. Va bene, allora rispondo io, forse il Milan campione d'Italia, sì, contro cui inizia il campionato. Sì, sì, Milan. È una squadra molto forte. Sì. Ti lascio adesso agli autografi con i tifosi, tante foto, grazie a Lucky Samardzic. Niente, vediamo, ciao ciao. E allora David, queste le parole di un emozionato Lucky Samardzic che prima di venire in diretta con noi era con tutti i bambini, con tutti anche i grandi tifosi a fare foto e autografi. Allora io ti restituisco la linea David dandovi appuntamento alle ore 18 per pomeriggio calcio perché seguiremo anche oggi l'allenamento della banda Sottile. A te David. Grazie, grazie al nostro Alessandro Surza. Noi proseguiamo col notiziario parlando di economia, ora con l'inflazione al centro di un'analisi della CGA di Mestre con il segretario Zabeo che spiega dunque la situazione e i riflessi per quanto riguarda il nostro paese. In quest'ultimo anno l'inflazione si è battuta sui conti correnti degli italiani con la forza di una patrimoniale. Per fermare l'erosione dei risparmi dobbiamo bloccare il caro vita introducendo un tetto al prezzo del gas e rendere le buste paga più pesanti attraverso un deciso taglio del cuneo fiscale. Altrimenti rischiamo di scivolare verso la stagflazione, un fenomeno che si manifesta quando a una crescita prossima allo zero si affianca un'inflazione a due cifre. A Milano invece stati generali per la legalizzazione della cannabis. L'organizzatore Daniele Naum, consigliere del Partito Democratico a Milano, dice il proibizionismo ha fallito sotto tutti i punti di vista. Molto articolato con scienziati, medici, penalisti per arrivare nell'autunno a... Io c'ho scritto. Oggi parte la prima giornata, insomma. Quali saranno i temi di questi 2 giorni? Porre al centro l'antiproibizionismo nell'agenda politica del Paese. Il proibizionismo ha fallito sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo 16.000 detenuti che abitano le nostre carceri per reati legati alla cannabis. Se allarghiamo lo sguardo per la follia del testo unico sugli stupefacenti, più del 35% dei detenuti è presente nelle nostre carceri. Ogni anno regaliamo 7 miliardi di euro alla mafia ed è l'unica azienda che guadagna da questa follia del proibizionismo. I malati non hanno un'offerta congrua all'interno delle farmacie. Noi vogliamo che sia legalizzata perché appunto per colpire la mafia, per permettere un comparto sano economico, perché con la legalizzazione avremmo 10 miliardi in più all'anno, ed è uscito uno studio dell'Università di Roma che dice sostanzialmente che con la legalizzazione potremmo avere 60.000 posti di lavoro in più all'anno, per cui tutti i paesi che hanno legalizzato hanno dimostrato che hanno colpito lo spaccio, hanno colpito il crimine e addirittura i reati sono calati. Il sindaco Sala si è sempre detto favorevole, però in questi giorni ha dichiarato di avere altre priorità. Come risponde lei? Sono dispiaciuto, io non credo che non sia una priorità, perché le piazze di spaccio purtroppo sono una realtà cittadina e credo davvero che questo sia un tema di carattere cittadino e spero che poi in futuro ci ripensi.
Vi apriamo la pagina sportiva ora per parlare di beach soccer. Dal 21 al 24 luglio, infatti, Lignano Sabbia d'Oro con la sua beach arena ospiterà le fasi finali della Coppa Italia. Il servizio. Lignano Sabbia d'Oro sarà ancora il centro del beach soccer italiano dal 21 al 24 luglio prossimi. Dopo aver ospitato le finali scudetto la scorsa stagione, ecco la Coppa Italia. Un altro titolo tricolore verrà alzato al cielo nella località balneare friulana. Lignano per la 16ª volta ospiterà il circuito ufficiale della beach soccer targato FIGCLND, numero che dimostra quanto questa città sia un punto di riferimento per il movimento del calcio in spiaggia e quanto sia apprezzato il lavoro degli organizzatori della ACSD, Sabbia d'Oro Event Promoter. Per noi il beach soccer è da sempre una passione, ha dichiarato il presidente Ernestino Glerean, e siamo orgogliosi di essere stati ancora scelti per un evento così importante che assegna un titolo proprio nella nostra Lignano. Ormai dal 2004 Lignano è quindi tappa fissa del calcio sulla sabbia italiana. Gli acuti sono rappresentati certamente dalle finali scudetto della scorsa stagione, ma anche da quelle del 2005 e del 2015, senza dimenticare pure le stagioni in cui sono state ospitate le tappe europee. Sono tanti gli sforzi a livello organizzativo, prosegue Glerean, e diverse le persone impiegate per non deludere le aspettative di atleti e degli appassionati dei turisti che affolleranno le tribune. Proprio per questo una delle novità di questa stagione sarà un'ulteriore gradinata allestita all'interno della Beach Arena. Tre lati di sedute capaci di ospitare oltre 1000 persone ad evento. E così i numeri aumenteranno rispetto alla scorsa stagione, quando soprattutto per le finali si era registrato il tutto esaurito. Continua parallelamente anche il forte legame con la bella Italia Village, dove verrà allestita una struttura. Nelle giornate che vanno da giovedì 21 a domenica 24, lo spettacolo sarà garantito con 7 gare al giorno a partire dalle ore 11 per un totale di 27 partite, compresa la finale, con presenze stimate fino a 7000 persone. Calcio d'inizio alle ore 11 del 21 luglio con i campioni in carica del Catania che sfideranno Nettuno, mentre il Pisa, che ha trionfato in campionato proprio a Lignano, andrà in scena alle ore 16 contro Chiavari. Ed ora il volley con la CDA Talma Sons, che ieri si è ritrovata per iniziare a programmare la nuova stagione sportiva con diverse novità, tra cui un nuovo vice allenatore in arrivo da Monza. Andiamo ad ascoltare prima le parole del presidente della CDA Catalan e poi appunto del nuovo responsabile vice allenatore. Fabrizio Cattellani, il consueto incontro con gli sponsor alla fine dell'annata sportiva per presentare una società che cresce ogni anno. Certo, beh, ogni anno ormai è diventata una consuetudine il fatto di fare un passaggio con gli sponsor nelle quali noi diciamo, sviluppiamo e mostriamo quello che è un po' una sorta del nostro bilancio sociale della società, dove facciamo vedere un po' di numeri finanziari, di bilancio economico proprio per una trasparenza, e poi anche quelli che sono dei valori etici riguardo alle persone, al nucleo di persone che si avvicinano al mondo del volley Talma Sons. Diciamo che ogni anno la famiglia degli sponsor cresce proprio per un senso di appartenenza al territorio e anche per i risultati che abbiamo portato a livello del volley, perché insomma la stagione passata è sicuramente stata memorabile. Un occhio al passato, un occhio al futuro ovviamente, per avere ancora il sostegno di tutta una comunità che segue il volley Talma Sons. Cosa c'è in vista per il prossimo anno? Probabilmente il palazzetto di gioco potrà essere quello di La Tisana, perché appunto il nostro vuole essere un po' rompere diciamo l'aspetto di campanili, no? È nato a Talma Sons, è una squadra di vertice, sappiamo che siamo un piccolo comune, sappiamo che insomma è una società che invece può avere una visibilità e può avere anche una vetrina un po' più importante. L'anno scorso abbiamo giocato a Lignano, sicuramente anche quest'anno sarà Lignano diciamo la base di partenza delle ragazze anche per gli allenamenti e tutto, ma quindi diventa un qualche cosa proprio di territorio. E allora per il prossimo anno cosa ci dobbiamo aspettare dopo una stagione, quella di quest'anno, che è stata davvero strepitosa? Allora sicuramente il roster che è stato creato è sicuramente di tutto rispetto, poi ogni anno insomma è una scommessa, sappiamo insomma che abbiamo Roma che è retrocessa, Trento che è retrocesso e vogliono sicuramente far subito bene per ritornare, senza dimenticarsi di chi ha mancato l'obiettivo l'anno scorso e che si è insieme con noi, tipo Brescia, Busto, insomma ci sono molti contendenti di questo titolo e i posti sono solo due, quindi sicuramente noi cerchiamo di fare molto bene e speriamo insomma di fare un ottimo campionato almeno a livelli della stagione passata, ecco.
Fabio Parazzoli, nuovo acquisto per la Cidiata Almassons, secondo allenatore a fianco di coach Barbieri. E intanto benvenuto. E qual è stata la scintilla che ti ha fatto scegliere proprio la Cidiata Almassons per la prossima stagione? Ma guarda, con Leo è un'amicizia che parte da lontano, abbiamo già lavorato 5 anni insieme e quindi per me è stato un ritorno alle origini. Abbiamo un grandissimo rapporto e nonostante questi 5 anni che siamo stati lontano ci sentivamo settimanalmente, quindi per me con lui è un rapporto veramente di amicizia e di famiglia. Per me è una nuova sfida, cercavamo appunto questi nuovi stimoli e credo che il percorso della famiglia Cattelan con questa società sia molto importante, abbiano dei valori molto importanti e che vogliano appunto mettere in pratica per un futuro. Hanno tanta voglia di crescere e questo mi ha colpito per poter veramente costruire qualcosa di importante. Tu vieni da una piazza importante, Monza, una squadra davvero che si è fatta largo nel tempo, nel panorama pallavolistico nazionale. E c'è qualcosa che si può portare di quell'esperienza in una realtà che vuole crescere a sua volta? Ma la piazza è importantissima, quella di Monza, ma dietro alle spalle di una persona, del quale il presidente, di Alessandra, con dei valori fortissimi e che non nascondo che ho ritrovato qui nel momento in cui mi sono seduto al tavolo a parlare con la famiglia Cattelan. E questo mi ha colpito in maniera molto impressionante. E questo è, secondo me, la base di tutta questa crescita. Ricordo quando sono arrivato appunto a Monza, che era il primo anno di A1, e raccontavano tutta questa crescita che loro avevano fatto partendo appunto dalle giovanili. Oggi sono qui e rivedo la stessa crescita che ha fatto Monza quella nel suo percorso, e inizia una nuova vita, una nuova storia, e sono appunto, siamo qua appunto per provare a riscrivere un altro pezzo di storia. Ed ora è tempo di motori, in corso la 4 giorni della sfida mondiale dell'Italian Bahia, che si sta svolgendo sui tracciati ricavati nei greti dei fiumi Meduna e Tagliamento con quartiere generale a Pordenone. Ci racconta tutto Alberto Bertolotto. È stato il favorito Yazed Arrahi a firmare il miglior tempo nel prologo dell'Italian Bahia su Toyota Hilux del team Overdrive. Il pilota saudita, navigato dall'inglese Michael Orr, ha chiuso i 14,3 km previsti in 10 minuti, 7 secondi e un decimo, tenendosi alle spalle per 27 secondi e 1 Benedictas Vanegas e Kuldar Sik e di 31 secondi e 6 Juan Carlos Jacopini e Mattias Acosta, entrambi su Toyota Hilux. Nell'antipasto andato in scena in provincia di Pordenone, Arrahi, già primo in Friuli nel 2021, ha dimostrato di essere il driver da battere nella prova valida come terza tappa della Coppa del Mondo FIA 4 Cross Country Bahias. Una manifestazione che domani mattina, con due settori selettivi da oltre 100 km, entra nel vivo. Le partenze dei due tratti sono previsti alle 8 e alle 13. Si corre da Zoppola a Dignano, con l'arrivo previsto all'interporto di Pordenone nel pomeriggio. Gli equipaggi del Mondiale saranno impegnati anche domenica, mentre quelli iscritti al campionato italiano chiudono la loro sfida nella sera di sabato alle 19. A riguardo, nel trofeo tricolore, il primo tra i fuoristrada dopo il prologo è risultato essere Andrea Alfano con Carmen Mansiglia, decimi assoluti su Nissan Pathfinder. Nel campionato nazionale SSV invece i più rapidi dell'antipasto sono stati Amerigo Ventura con il cordenonese Mirko Brun su Yamaha YXZ1000R, undicesimi assoluti. Sono 72 gli equipaggi al via della gara pordenonese, in rappresentanza di 18 nazioni e 3 continenti. L'Italian Bahia riesce a generare un melting pot unico nel nome del motorsport. Siamo in chiusura, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti alle 18, live pomeriggio calcio per seguire la giornata dell'Udinese, ma non solo, a seguire alle 19 il TG Sport e l'informazione serale dalle 19.15 con la parte finale dedicata alle news da Pordenone e provincia. In prima serata invece ritornano i grandi documentari di Udinese TV, stasera si racconterà la storia di Kepler, prigioniero di guerra in fuga, a partire dalle ore 21. Grazie per averci seguito, spazio alle previsioni del tempo, ancora a tutti voi l'augurio di un buon sabato.
Ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di sabato sul Friuli Venezia Giulia con cieli sereni e tersi, clima caldo ma meno afoso rispetto alle giornate precedenti. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Contesto di stabilità atmosferica con cieli in prevalenza sereni, clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 17-18 gradi, valori massimi che non supereranno i 30 gradi. Situazione praticamente analoga anche tra Gorizia e Trieste, anche qui splenderà ovunque il sole con solo la possibilità di qualche innocua velatura di passaggio. Minime tra i 18 e i 20 gradi, massime che anche qui non supereranno i 30 gradi, quindi clima sì caldo ma senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito alla vostra località come sempre sull'app di Trebi Meteo.